lo faccio vedere. Attimo, ecco qui. Questa è la fase, avvolgimento primario. Questo, vedi, questo qui che è il rosso e quest'altro che è il rosso è l'avvolgimento secondario. Questo è il condensatore. Adesso, se noi mettiamo in verticale questi shunt, queste piastrine, gira in un verso, che sta collegata la fase primaria con la fase secondaria. La fase primaria, l'altro capo, con il condensatore. Se mettiamo in orizzontale, si inverte la fase secondaria e il condensatore, collegato all'inizio e alla fine dell'avvolgimento primario. Ecco, tutto qui, e si gira nell'altra parte. Ecco, purtroppo questo è un condensatore che è stato usato, insomma, il saldatore ha preso, però insomma poteva andare meglio. Comunque andiamo avanti. Ecco qua ragazzi. Da 8 microfarad e passiamo a collegare il nostro cavo con una presa tedesca, però questa, diciamo, quella fornita a livello internazionale in Europa, questa qui. Tagliamo, aumentiamo un po' lo zoom, cioè allontaniamo un po' così potete vedere meglio. Ecco qui la fase di lavorazione. Ok. Noi i capi li portiamo sempre dove sta la fase principale, capito? Che questo si attacca in giù e in così, in orizzontale, in verticale, per esempio la 220, la fase che poi la distribuisce pure all'altro capo. Mettiamo, colleghiamo pure a massa.
capire se non c'entra niente questo, quello. Diciamo restringimento di una cosa di plastica, ragazzi. Vediamo un po'. È lui. Sì, adesso ci va. Ecco. Ecco. Cerco sempre di metterla a doppio il filo, ragazzi.
Ecco, passiamo a collegarlo. Poi ce le rimettiamo alla vendita, magari ci mettiamo qualcosa. Vediamo. Questo l'avrei dovuto far passare prima, ragazzi, il filo dentro e questo mi farebbe. Uno è passato. È stato. Dove è passato? Non è il Signore. Non è il Signore.